Rica. Eccomi. Buongiorno, Hola, ciao. ciao. Ciao Rica. Ciao. Come stai? Io Come sto stai? bene, voi come state? Tutto a posto? Bene, Sopravviviamo? bene. Sì, infatti sopravviviamo, Bene, sopravviviamo. bene. Resistiamo, resistiamo. La facciamo. Ce la si fa, ce la si fa. Allora, sono dei giorni un po' particolari, quindi che ci tengono tutti quanti distanti, come cioè, li stiamo vivendo in questo modo. E in realtà abbiamo pensato come mare di provare, di sentirvi, dato che voi non potete venire da noi, noi proviamo a venire da voi, quindi con queste videochiamate, con delle chiamate così, e quindi per sentirci un pochino più vicini, ecco. E niente, volevo chiederti un po' come la stai vivendo anche tu, Enrica, questi giorni. In realtà sono pure curioso di sapere cosa tu stessi facendo adesso, poco prima che ti chiamassi, perché volevo un attimo essere, sono un po' curioso. Ok, allora io sono tra quelli fortunati che lavoro in smart working, quindi ho continuato la mia attività, diciamo quella di lavoro redditizia, insomma, e lavoro da casa. Io faccio la grafica per una casa editrice di testi scolastici che in questo momento paga pesantemente questa crisi e questo decreto perché noi abbiamo bloccato tutte quante le operazioni. La scuola è stata la prima a chiudere. E di conseguenza i nostri libri sono tutti fermi nei magazzini, non abbiamo neanche venduto una copia, insomma. E quindi noi ci stiamo attrezzando per fare le vendite online in supporto agli insegnanti e contemporaneamente ho ricominciato a progettare per l'anno prossimo. E poi vabbè, tengo caldissima la seconda attività che è quella dell'associazione di parole e punti. Sì, perché comunque, infatti, cioè, quello che ci manca adesso è anche un po' la quotidianità, tutte le attività che facevamo all'esterno, e immagino anche voi, cioè il fatto di vedere voi donne dell'associazione Parole e Punti del quartiere ogni sabato a mare per incontrarvi e fare a maglia, questa cosa non viverla più è un po' pesante, sì, questa cosa che manca. Guarda Michele, la cosa che più ci manca è davvero il contatto fisico, insomma, perché noi eravamo abituate a lavorare insieme e quindi questo ci manca. Però la rete continua a funzionare, le donne rispondono ai progetti che abbiamo mandato loro, stiamo facendo delle coperte dedicate, stiamo organizzando una festa con un menu condiviso. E poi stiamo lavorando con Telefono Donna e con la Casa delle Donne Maltrattate a sostegno per fare rete, perché le donne chiuse in casa in questo momento sono le grandi vittime insieme ai morti per Sì, coronavirus, perché questa grande crisi. effettivamente tutti i danni collaterali di questo virus sono tanti, e quindi uno tra questi è quello che appunto tu accennavi. E comunque è molto invece bello il fatto che comunque nonostante tutto, tutte le realtà del terzo settore, le associazioni come la vostra, che continuano in qualche modo a collaborare, a essere presenti, a continuare questo lavoro di Sì, collaborazione. guarda, la cosa che avevamo messo in piedi prima, cioè la rete, sta reggendo bene e la cosa che manca alle donne in questo momento è la lana, però Eh sì. appena rallenta un attimo il decreto farò rifornimento. Insomma, io ho chiesto istruzioni anche alla prefettura, ma non posso portare la lana alle donne perché non è un bene di prima necessità, nonostante loro mangino lana, questo io Sì. continuo a dirlo, insomma. E comunque da un lato, cioè, è anche un bene di prima necessità, perché alla fine è un elemento che ti permette di poter passare in maniera diversa il tempo. Eh sì, e poi di dedicare il tuo lavoro così, alle donne che in questo momento, come dire, non devono essere lasciate sole, neanche in questo momento, insomma, e sono Comunque voi tante. vi state sentendo questo. Allora, guarda, noi abbiamo fatto questa rete interna in cui ci facciamo compagnia, sì, ci sentiamo tra di noi, ci raccontiamo le cose e devo dire che le persone che sono sole stanno patendo veramente tantissimo questa situazione e le telefonate condivise sono un momento
di grande gioia per loro. E quindi nel nostro piccolo, nella nostra piccola associazione, abbiamo ritenuto che questo fosse un dono da fare, insomma, ce lo siamo fatte reciprocamente, insomma, e quindi non passa giorno che non ci si senta. Che bello, che bello, che bello. No, perché comunque ci sono delle giornate in cui, cioè, la paura diventa un po' la protagonista della nostra giornata. Infatti volevo chiederti, tu di cosa hai paura? Allora, io ho paura che tutto questo ci cambierà. Inizialmente avevo paura che ci cambiasse in peggio, che ci isolasse. Poi in realtà ho curato questa paura col fatto che siamo comunque vicini. Cioè, quello che avevamo seminato prima è vero, è autentico, esiste, e quindi non ce lo porta via la distanza, non ce lo porta via l'isolamento. Per fortuna non ce lo porta via il dolore, che rispetto e condivido con le persone che, come me, insomma, stanno vivendo questo momento difficilissimo. Ti dirò che la paura era quella di non vedere la fine del tunnel, di non vedere la luce. Io credo che la luce si stia intravedendo. Quello che penso è che però dovremo imparare a convivere con questo tipo di realtà, e questa sarà la grande seconda prova che dare quando usciremo e quando ci sarà la liberazione, insomma, da questa situazione. Infatti cambieranno tante cose, sia con, diciamo, con, nei rapporti rispetto al mondo esterno, ma anche magari in casa, cioè che magari stanno cambiando già da adesso. Tu, per esempio, in quanti siete in casa? Allora, noi normalmente siamo quattro, però in questo momento siamo tre, perché il cucciolo di casa, Mattia, sta facendo la quarantena con due cugini a casa degli zii, che l'hanno tenuto inizialmente quando c'è stata la chiusura delle scuole, e lì è rimasto, perché giustamente dice: io sto con i miei cugini che hanno la mia età e mi diverto, e questi zii hanno fatto una specie di villaggio Valtour per i piccoli, insomma. Noi siamo tre, siamo ognuno in una stanza a lavorare, due adulti e Anna che sta studiando e quindi studia da casa e ha la sua connessione, e devo dire che ci ha portato delle cose nuove. Sì, in effetti si riscoprono dei valori, e ti dirò, Michele, più che altro penso che la nostra scala di valori stia molto cambiando, almeno io la sento molto forte questa cosa. Ci siamo abituati all'essenziale, ci siamo abituati a fare la spesa per quello che ti serve, non per quello di cui pensi di avere bisogno. Riscopri che cucinare a mezzogiorno per i tuoi familiari è un bel gesto, che non fai solo il sabato e la domenica, lo fai anche in settimana, no? Poi ci si saluta alle due, come se ognuno andasse appunto a lavorare in ufficio, e ci si rivede alle sei e mezzo, ed è una routine anche questa, però nuova. Ed è una bella esperienza, devo dire che ci sta arricchendo. Ecco, io sono fiduciosa di questo, sì, molto. Sì. E questa routine ti permette di far passare le giornate in maniera più veloce? Le senti più corte, o comunque rimangono delle giornate un po' più lunghe? No, le mie giornate sono lunghe uguali. Io ho le giornate strapiene, come penso la maggior parte delle persone. E ti dirò che lavoro bene da casa e non mi annoio, io non ce la faccio ad annoiarmi, perché comunque anche in casa ho ritrovato dei miei tempi interiori, dei miei tempi, e ho ricreato una mia routine. E devo dire che arrivo a sera stanca, però serena, ho una serenità proprio delle piccole cose, dei gesti quotidiani che anche ripeterli fanno bene. Sì, poi effettivamente hai anche la fortuna, appunto, di stare con altre due persone, comunque con la tua famiglia, nonostante appunto l'altro è fuori casa, quindi anche questo magari può essere d'aiuto. Ma c'è stato un momento particolare passato con loro che ti ha fatto un po' vivere alcune sensazioni? Un nuovo momento, un nuovo... Ma guarda, il momento più tenero, devo dire, è stato l'inizio, cioè quando abbiamo capito che Mattia appunto sarebbe rimasto lì a lungo. E allora ci siamo un po' guardati, ci siamo commossi di questa cosa, perché comunque pensavamo fosse più corto tutto, no? Pensavamo che il periodo sarebbe stato più corto, invece abbiamo poi capito che, insomma, la distanza, nonostante lui stia due isolati da qua,
è una distanza immensa fisicamente, no? E allora lì abbiamo, ci è venuto proprio spontaneo ritrovarci, fare delle videochiamate con lui per non farlo sentire lontano da noi, no? Per farlo partecipe della nostra vita quotidiana. E quindi giriamo per casa con il telefono, gli facciamo vedere la sua camera, cosa abbiamo cambiato, i fiori in balcone, insomma. Questa condivisione con lui a distanza ci ha molto intenerito e ci ha unito, sicuramente. Quindi comunque non è neanche tantissimo lontano, ma dal balcone non riesce a vedere casa dove. No, è a due isolati da me, ma io non lo vedo dal balcone, quindi non lo so, gli mandiamo le cose, gli lasciamo, perché ognuno di noi può uscire una volta al giorno. Se non va, se deve andare a fare la spesa, altrimenti no, però siccome la nonna loro è sulla traiettoria, allora gli portiamo magari un maglione, gli portiamo un libro, lasciandoglielo fuori dalla porta perché deve stare 24 ore in Eh sì, decontaminazione. chiaro. Ma invece, proprio parlando di balconi, hai partecipato a qualche flash mob con i vicini? Ma sì, che bello, guarda, bellissimo. Abbiamo cantato l'inno nazionale una sera con tutte le candele accese. È stato molto bello perché il primo è stato l'applauso, il lungo applauso alle forze dell'ordine e ai sanitari, insomma. E lì è stato veramente un boato. Io abito in zona Piazzale Lagosta praticamente. E lì ha cominciato una signora di fronte a me sulla strada principale e poi tutte le finestre si sono spalancate e questo applauso era veramente d'amore, un applauso d'amore, bellissimo. E poi la sera abbiamo acceso le candele. Sì, infatti sono dei piccoli momenti che comunque in qualche modo ci riescono ad avvicinare, cioè ci avvicinano. L'altro momento, Michele, è stato bello quello delle radio, secondo me, quando le radio hanno trasmesso tutti la stessa canzone e anche lì abbiamo cantato. Devo dire che io mi sono molto commossa. Sì. Sì, infatti ci ricorderemo, ci saranno dei momenti in cui delle cose che ci ricorderemo di questa quarantena, di queste giornate assurde. Però sì, ci saranno delle cose che, magari anche cose comuni, e che quindi avremo dei ricordi comuni, tipo questi esempi che ho fatto, e che quindi ci Potremmo aiuteranno condividerli, insomma, no? un attimo a far percepire, cioè a ricordarci che è stata una roba vissuta da tutti e non soltanto dal singolo. Poi ovviamente ognuno la può vivere in maniera diversa, però comunque è un momento, sono delle giornate in cui tutti quanti siamo davvero uguali, cioè siamo tutti quanti uguali, quindi non ci sono differenze in quel senso. E invece volevo chiederti una roba, una mia curiosità, ma cosa ti manca di mare? Tutto. Guarda dal cuore, mi mancate tutti, ma a tutti mancate, a tutte noi, a tutti noi, cioè in continuazione ci diciamo, ma riaprirà mare, ma quando riapre facciamo una festa che ci sentono fino dall'altra parte del mondo. Mare, lo sai, cioè per noi è casa, mare è il luogo in cui ognuna di noi si sente bene, si sente accolta, si sente partecipe di un progetto comune. Si sente rispettata, ecco, e uso questa parola che in questi giorni è molto importante, secondo me. E quindi venire a mare è venire a stare bene, a trovare gli amici e a trovare un luogo dove le persone possono stare, così come sono, ciascuna con la propria individualità, però insieme. E Sì. quindi figurati, togliere questa cosa a noi è stato proprio veramente toglierci l'aria, insomma. Però noi abbiamo lavorato, come ti dicevo prima, proprio perché a mare vorremmo tornare con una grande carica di energia e di progetti e di cose da donarvi. Quindi ci stiamo lavorando. Ora noi non vediamo l'ora di rivedervi con tutta la vostra energia, la vostra carica, le vostre idee, che riempiono la nostra cascina, e quindi veramente sarà bello, e speriamo che possa succedere il prima possibile, quindi vedremo. E invece l'ultima domanda, ma se ti avessero detto da domani Enrica dovrai stare in casa per 2 mesi, quindi se fossimo stati avvisati di questa roba, e quindi da domani, tu l'ultima cosa che avresti fatto? L'ultima cosa che avrei fatto sarebbe stata una serata a mare, sicuramente.
Così come è finito l'anno quest'anno a mare ed è cominciato quest'anno 2020, che ci ricorderemo che è stata una festa di Capodanno bellissima. Se avessi... Tant'è che, guarda, la domenica 8 marzo, io sono stata l'ultima volta che sono uscita, ma il sabato 7 è stato passato a mare al pomeriggio, perché abbiamo fatto il banchetto delle nostre coperte dell'abbraccio, ed è stato l'ultimo momento con le donne al pomeriggio e nessuno aveva voglia di andare a casa. Come se, Michele, ci fosse nell'aria quest'idea che avremmo chiuso tutto, no? E nessuno voleva andarsene dal cortile di mare. Stavamo al sole, era un pomeriggio bellissimo, e abbiamo tirato tardi, perché abbiamo finito il banchetto alle 2 e siamo andati a casa alle 5, quindi prendendo il sole, bevendo ancora un ultimo caffè, con l'idea che comunque stava succedendo qualcosa che ci avrebbe davvero separati, insomma. E sì, sarei rimasta a mare. L'ultima cosa che avrei fatto sarebbe stata rimanere a mare con voi. Allora, guarda, io spero che sarà la prima cosa che tu farai non appena ritorneremo alla nostra vita. Sicuramente. E quindi ti ringrazio tantissimo, ti mando un grande abbraccio virtuale, però davvero sentito col cuore, Rica, davvero. E ci sentiamo presto. Un abbraccio fortissimo a tutti voi e davvero, insieme ne usciremo. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao.